arrivano i primi provvedimenti contro le moschee abusive. E in particolare c'è l'ordine esecutivo per quanto riguarda la moschea di Via Cosenza, moschea di fatto in un condominio dove i cittadini hanno per lungo tempo denunciato la situazione di insicurezza, di disturbo della quiete pubblica, senza essere minimamente ascoltati dalla giunta. Francamente, ho trovato scandalose le affermazioni del vice sindaco di Milano. In particolare, le leggo, ha affermato questa persecuzione nei confronti di chi prega in spazi non a norma rischia di alzare la tensione con le comunità. Non è bello impedire alle persone di praticare la propria fede. A parte che qua chiaramente si riferisce ai musulmani senza pensare o fingendo di ignorare che in realtà i 2/3 delle strutture per cui è stata chiesta la chiusura non appartengono a fede musulmana. Però voglio dire, al di là di quello, io trovo che siano queste affermazioni quantomeno in contrasto con le promesse fatte dal sindaco Sala in campagna elettorale. E poi fatemi capire una cosa, cioè nel comune di Milano se sei un commerciante devi rispettare le regole, essere vissato, se vuoi fare qualcosa nel sottoscala devi avere 500.000 autorizzazioni e ci sono 500.000 persone che vengono lì, sei sommerso dalla burocrazia, dalle tasse, eccetera. Se però a fare le cose illegali sono le persone che fanno una moschea abusiva, allora in quel caso bisogna chiudere un occhio. Mi devi spiegare com'è possibile che io, per mettere un tavolino in un parchetto per fare la festa di compleanno di mio figlio, per me siete venuti a chiedermi addirittura il rendering del tavolino all'interno del parco, volevate sapere come lo portavo, quanta roba portavo, con che mezzo di trasporto lo portavo? 1.000 marche da bollo da depositare, protocolli, eccetera. Invece, se a fare le robe illegali sono le persone di fede musulmane, a voi va bene tutto. E mi dovete anche spiegare, in questo contesto, com'è possibile che secondo voi una moschea come quella di San Mamete, che è in un appartamento all'interno di un condominio, per voi possa continuare a rimanere tale? Perché evidentemente dalle affermazioni della Scavuzzo c'è altrimenti una persecuzione. Io la persecuzione sinceramente la vedo nei confronti dei tantissimi cittadini milanesi, commercianti che si ammazzano di lavoro tutti i giorni e per i quali voi pensate che la legalità ovviamente sia la cosa più importante e che loro debbano ovviamente pagare tutte le tasse del mondo, essere sommersi di burocrazia, eccetera, eccetera. Ma sono andata a riprendermi le affermazioni del sindaco Sala, anche oggi non in aula, quando il 14 giugno, beh ovviamente campagna elettorale, quindi lì ci sta un po' a promettere tutto, disse davanti alla moschea abusiva di via Cavalcanti, ne faccio un impegno amministrativo di chiara urgenza. Uno dei miei primi atti da sindaco è ancora lì, eh. Situazioni di questo genere non sono accettabili. Ha detto non sono accettabili, non ha detto sono accettabili, come invece sostiene la Scavuzzo. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Allora, le affermazioni contro le moschee abusive ci sono solo in campagna elettorale perché lì fa comodo. Dopodiché, per voi, se qualcuno dice è illegittima, è persecuzione. Secondo me, voi siete buonisti con quelli a cui fa comodo e invece tartassate i cittadini italiani milanesi che pagano regolarmente le tasse e rispettano, come è giusto, le regole.